Messi spesso sotto accusa i giovani writer, i graffittari non ci stanno e fanno di tutto per mostrare la loro arte, ma non solo, guardate. Dai muri delle periferie metropolitane, dai dipinti illegali sui treni, dai ghirigori per colorare il grigio di città, i writer sono diventati grandi e ora fanno pure del bene. Gli artisti del graffito, costretti in genere alla creazione clandestina, si sono riuniti in un locale milanese per una 4 giorni di solidarietà. Bombolette in mano e fantasia in testa, hanno passato il tempo a creare, creare e creare. Le loro opere sono finite in un'asta di beneficenza per l'associazione Pane Quotidiano, che si occupa di chi in strada è costretto a sopravvivere. Playing games in the street.